Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air. Un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto. Le startup hanno sviluppato negli anni un loro modo di comunicare. Dai pitch in cui si racconta l'innovazione in pochi minuti all'elevator speech in cui lo si fa in 30 secondi. Il proof marketing, il risk reversal e tutti gli altri hacks psicologici hanno permesso a queste entità alla fine di superare due grandi barriere. Uno, all'inizio le risorse finanziarie scarseggiano e bisogna comunicare efficacemente con pochi mezzi. E poi la proposizione di valore. Essendo di base una trasformazione parziale o radicale di uno status quo, crea sempre grandi resistenze immediate. Quindi poche risorse e alte barriere è il mondo in cui le startup si trovano a raccontarsi. Per questo la comunicazione diventa un elemento strategico che divide le startup in due gruppi. Quelle che riescono a maturare trovando nel tempo tutte le risorse necessarie, come un buon team, dei partner affiatati, dei clienti pronti ad investire e ovviamente le risorse finanziarie. E un secondo gruppo invece fatto di quelle che non sopravvivono. Saper presentare e comunicare come fanno le startup più dotate significa saper raccontare il futuro, farlo con una lucidità di intenti difficile da replicare, ma soprattutto saper ispirare il futuro per creare entusiasmo e commitment. Questo è il vero segreto e solo chi accede a questo mondo può capirlo. Benvenuti in A Prova di Futuro su Intesa San Paolo On Air. Sono Alberto Mattiello e insieme ai professionisti dell'Innovation Center di Intesa San Paolo racconteremo di esperienze, casi studio, punti di vista e strumenti che costituiranno le esperienze del prossimo futuro. Ma cosa si intende per innovazione? Cosa significa farne parte per davvero? Proveremo a rispondere a queste e a tante altre domande insieme agli esperti dell'Innovation Center. In questi giorni ho incontrato Federica Azzurra Marino, del team comunicazione, cultura e marketing dell'innovazione presso l'Innovation Center di Intesa San Paolo. L'innovazione non si può vendere. L'innovazione non si può forzare e non basta un leader che in autonomia apra nuove strade. L'innovazione ha bisogno di cultura e questo non si crea con facilità. E Federica questo tema lo conosce da vicino. In Intesa San Paolo Innovation Center mi occupo di cultura dell'innovazione. E parlare di cultura dell'innovazione significa tante cose. La sfida più importante, più difficile, ma anche quella più gratificante, è quella di cambiare la cultura della società, del paese. È un obiettivo alto, sfidante, ma sicuramente è quello che fa la differenza qui quando abbiamo degli ospiti, quando parliamo alle startup, quando ci rivolgiamo agli studenti. Uno dei nostri principali compiti è quello proprio di ispirare al cambiamento e semplicemente far capire che l'innovazione non è altro che portare qualcosa di migliore nella propria vita. È molto semplice, però uscire dalla propria zona di comfort è difficile, richiede uno sforzo e quindi troviamo spesso delle resistenze. È difficile comunicare qualcosa che ancora non esiste, ok? È difficile far assaporare il gusto di qualcosa che ancora non è stato costruito, ma semplicemente immaginato. E il nostro lavoro si riassume un po' in questo, cioè imparare a raccontare una storia che ancora non è stata scritta da nessuno, se vogliamo essere un po' metaforici. Noi ci rivolgiamo, come dicevo prima, a un pubblico molto eterogeneo, perché abbiamo la fortuna di incontrare qui al 31° piano del grattacielo di Intesa San Paolo attori molto, molto diversi. Abbiamo appunto con gli studenti, con i bambini, ci rivolgiamo alle grandi imprese, ci rivolgiamo agli hub che abbiamo all'estero, parliamo linguaggi diversi e quindi incontriamo resistenze diverse e ogni volta ci dobbiamo un po' adattare nel tono della comunicazione appunto al nostro pubblico. Cerchiamo di
farlo attraverso eventi innovativi, cerchiamo di farlo attraverso strumenti tecnologici, multidisciplinari, però quello che secondo me fa la differenza non è tanto lo strumento, ma quanto la storia che tu vuoi raccontare. E quindi anche una startup, ad esempio, può avere la tecnologia migliore del mondo, ma se poi non è in grado di far appassionare il proprio interlocutore alla propria storia e anche a volte alla propria storia di fallimento, perché solitamente la startup nasce da quello, cioè da un qualcosa che è andato storto e poi è stato risolto, difficilmente farà la differenza, per la mia esperienza. Una definizione di creatività che mi è sempre piaciuta è quella che la vede come punto di unione tra fantasia e creazione. La prima, infatti, senza azione non porta a nulla se non ad una visione, importante, ma eterea. La creatività invece è uno dei punti fondamentali della divulgazione dell'innovazione. Federica lo vede infatti come un filo rosso che unisce tutte le attività dell'Innovation Center. Ma che cos'è la creatività in una banca, dove per definizione le regole devono essere molto rigide? Parto col dire che a volte la creatività è un concetto un po' sopravvalutato, nel senso che si immagina il creativo come qualcuno, una rockstar che fa un po' quello che vuole, che si sveglia al mattino, pensa a qualcosa e poi lo mette giù a terra. Però in realtà la creatività non è questo. Cioè, se partiamo proprio dalla radice latina della parola, creatività unisce il concetto di creare e crescere. Steve Jobs diceva che la creatività per lui è mettere in connessione le cose. E quello che cerchiamo di fare noi qui in Innovation Center è proprio quello di unire i puntini. Il nostro presidente Maurizio Montagnese dice sempre: noi dobbiamo unire i puntini, che è un concetto, se vogliamo, molto semplice, però molto efficace. Le strutture della nostra società devono dialogare insieme e devono funzionare come una macchina. Quello che in qualche modo a volte fa un po' paura è quello che dicevo prima, cioè rompere le regole, ma anche in questo caso non si tratta di rompere le regole per fare rumore, ma si tratta di rompere le regole per creare un cambiamento che sia proficuo ed efficiente per tutti. E secondo me quello che fa anche in questo caso un po' la differenza è la curiosità e cercare una soluzione a dei problemi. Vi porto un esempio che a me è piaciuto tantissimo, mi sono divertita moltissimo nel realizzarlo, ed è stata durante il periodo pandemico. Ci siamo trovati a realizzare una telegita virtuale. Abbiamo portato qui da noi in maniera virtuale, connettendoci per due giorni semplicemente da un cellulare, abbiamo portato in gita circa 13.000 bambini con le loro famiglie. L'iniziativa è nata da un intelligente e un po' ribelle professore dell'Università di Urbino, che ha voluto continuare l'iniziativa di portare in gita i bambini che per mesi erano stati chiusi dentro le loro camerette, per chi era fortunato, a lavorare, a studiare in DAD senza vedere nessuno e senza, come dire, conoscere il mondo. Ebbene, noi li abbiamo portati qui, abbiamo fatto camminare lungo il miglio dell'innovazione, che è questo miglio che percorre il che va dal grattacielo alle OGR, raccontandogli semplicemente una storia. Il mio lavoro in quel caso è stato quello di raccontare la storia dell'Innovation Center come se fosse una favola per bambini di 6 anni e 7 anni. Ed è stato bellissimo ricevere un feedback positivo, sentirli entusiasti, fare delle domande molto puntuali, ed è in questo senso, cioè superare un problema significa trovare delle soluzioni che poi ci rimarranno come esperienze, che sicuramente potranno essere replicate, perché il contesto è stato la pandemia, ma nessuno ci vieta di portare in gita domani dei bambini che arrivano dall'estero e che fisicamente non possono prendere un aereo e venire qui a grattacielo a trovarci. Quindi la curiosità è un po' il motore che porta avanti le cose, ma soprattutto appunto il tema della connessione, cioè di lavorare in sinergia per trovare delle strade nuove. If you sell something familiar, make it surprising. If you sell something surprising, make it familiar. Questo è un mantra,
utile probabilmente ad ogni startup, ogni team innovazione, che purtroppo rischia spesso di essere dimenticato. Se vendi qualcosa di innovativo, è fondamentale non alzare ancora il volume sull'innovatività del progetto o dell'iniziativa, ma al contrario serve essere più semplici e familiari possibili. Chi ascolta, infatti, ha per definizione resistenza al cambiamento. È normale, fa parte di noi. Purtroppo questa, come molte altre regole della comunicazione e dell'innovazione, non sono patrimonio condiviso e per questo l'Innovation Center ha un ruolo chiave. Dalla nostra esperienza, sia locale che internazionale, notiamo che quello che fa la differenza quando si stipula un contratto tra un'azienda, una startup, è il pitch. Esattamente come nelle relazioni amorose, tu ti innamori in 7 secondi. Benissimo, cioè la prima impressione è tutto. Quindi una startup, a mio avviso, dovrebbe investire moltissimo nel suo modo di comunicare, nel suo linguaggio visivo, nel modo di stare sui social. Deve fare la differenza e deve soprattutto cercare di semplificare al massimo il linguaggio, cosa complessa, perché semplificare il linguaggio credo sia difficile, perché noi siamo abituati a vedere magari lunghe presentazioni, PowerPoint pieni di dati, discorsi tecnici che in qualche modo appesantiscono poi tutto quell'aspetto empatico e prossemico che è fondamentale quando instauri una relazione con qualcuno. Le startup, secondo me, secondo la mia esperienza, devono imparare a comunicare come se stessero raccontando una storia semplice. Questa nella prima fase. Chiaramente poi serve il background, serve la competenza, serve la professionalità, serve come dire, realizzare delle tecnologie all'avanguardia, poi serve il mercato e le relazioni, assolutamente. Ma se qui stiamo parlando di comunicazione, secondo me un po' il trucchetto è cercare di essere semplici ed empatici e cercare di essere sintetici. Cioè in 5 minuti bisogna sapere arrivare al cuore del tuo interlocutore. E per farlo, appunto, bisogna cercare di raccontare quella che è la propria value proposition, cioè perché proprio io, perché devi scegliere proprio me. E questo, diciamo, è la base della comunicazione. Per le startup direi un po' di più. Innovare è anche un tema linguistico. Al manifestarsi di nuove forze evolutive, cambia anche il modo in cui si dialoga e si condivide. La lingua è forse da sempre uno dei primi segnali di evoluzione sociotecnologica del mondo e per questo osservarne le dinamiche aiuta a capire che cosa sta succedendo. Fare innovazione per me è avere familiarità con il linguaggio di innovazione, dove per linguaggio non intendiamo soltanto la lingua, ma il modo di esprimersi, il modo di fare cultura, e se vogliamo fare cultura dobbiamo in qualche modo iniziare a pensare in un certo modo, iniziare a cambiare anche nel modo di interagire con gli altri, interagire con lo spazio e addirittura interagire con noi stessi. Cosa intendo con questo? Nel momento in cui noi qui all'Innovation Center parliamo di trend, a me piace pensare anche che il mio lavoro sia continuare ad esplorare i trend del linguaggio, i trend della comunicazione, che per quanto mi riguarda non significa soltanto quanti utenti stanno utilizzando Facebook, quante persone hanno abbandonato il buon'anima di Clubhouse, oppure quante persone si sono iscritte alla nostra newsletter. Secondo me il linguaggio è veramente la cartina al tornasole della nostra società. Pensate che gli eschimesi utilizzano 3 modi diversi per dire la parola neve. In eschimese neve si può dire neve farinosa, neve ghiacciata e neve eterna. Ma perché? Perché per loro la neve, cioè, come dire, è un elemento che frequentano nella società continuamente, no? E quindi hanno tanti modi per raccontarlo. E invece noi abbiamo semplicemente la parola neve. Questo per indicare che il linguaggio, che è in continuo cambiamento, ci racconta delle cose della nostra cultura.
degli spazi del nostro mondo e anche di noi stessi. Quindi iniziare a pensare in un certo modo, iniziare ad essere inclusivi nel linguaggio, iniziare a leggere le parole in un modo diverso, ad esempio utilizzando lo schwa, ad esempio utilizzando il femminile per tutte le professioni. Per qualcuno sembra banale e scontato, per molti vi assicuro non lo è. La resistenza in questo caso è che noi per anni e anni e anni abbiamo usato soltanto un certo tipo di parole, ma ce ne sono tante altre e addirittura si possono inventare le parole. Pensiamo al famoso caso di qualche tempo fa, che ha scatenato una guerra su Twitter e anche su tutti i media, ne hanno parlato le testate nazionali, e che era la parola petaloso, che ha scatenato e indignato gli animi delle insegnanti, della politica, cioè una parola, il potere di una parola. La sociolinguista Vera Gheno ci dice che noi abbiamo a disposizione circa 1 milione di parole e ne utilizziamo soltanto 14.000. Significa che in qualche modo noi ci accontentiamo delle parole. E invece la sfida che io mi pongo come professionista della comunicazione, ma anche come essere umano, è quella di continuare a cercarle queste parole, continuare a cercare le parole più adatte ai miei contenuti, alle persone con cui mi rivolgo, no? Agli obiettivi che mi prefiggo, perché sono convinta che chi parla bene pensa molto meglio. E quindi per noi il lavoro di comunicazione e diffusione della cultura dell'innovazione è anche fare un lavoro muscolare proprio sul linguaggio, cambiare il linguaggio. Io credo che davvero la lingua sia un atto di identità e che vada esplorata, conosciuta. E l'innovazione sia soprattutto pensiero. Il pensiero, secondo me, può essere un pensiero collaborativo, può essere un pensiero emotivo, può essere un pensiero organizzato, ma parte da qualcosa di dentro. E quindi, come dire, l'obiettivo per me non è soltanto, di nuovo, utilizzare lo strumento più efficace, la tecnologia più efficace, ma cercare di utilizzare le parole giuste per comunicare il messaggio giusto. È impressionante, se ci pensate, come tutti noi siamo assuefatti alle prassi del quotidiano. E anche quando riconosciamo i limiti di un metodo, quanto sia dura abbandonarlo per altro. Di natura cambiare non è mai stato il nostro forte, e anche se nei momenti come quello che stiamo vivendo riusciamo a farlo ad un ritmo accelerato. Per questo servono momenti di incontro, fisici, digitali, ibridi, ma soprattutto costanti. In Intesa San Paolo Innovation Center mi occupo anche di realizzare contenuti per eventi. Per noi la relazione con le persone è molto importante e abbiamo sempre cercato di continuare a rimanere in contatto con tutti i nostri stakeholder in maniera virtuale durante il Covid, e adesso per fortuna abbiamo ricominciato anche in presenza. Cercando di realizzare degli eventi e dei momenti di aggregazione differenziati a seconda del contesto e della progettualità. Sicuramente porto come esperienza gli Innovation Breakfast, che sono dei momenti di incontro tra corporate e startup che realizzano dei brevi pitch per presentarsi, e poi le corporate, le aziende invitate hanno la possibilità di fare delle domande. Sono degli eventi tailor-made pensati al momento della colazione, molto presto, proprio per favorire, diciamo, i manager e le persone che possono prendere iniziative e posizione in ambito innovativo a, come dire, organizzare la giornata, la mattinata per poterci incontrare. Ci sono poi gli Innovation Coffee, che sono invece dei momenti in pausa caffè. Noi abbiamo sempre questo tema dell'alimentare, chissà come mai ci piace, però insomma, i momenti del break, no? Che realizziamo dopo la pausa pranzo, e sono rivolti principalmente ai colleghi e alle colleghe del gruppo, però anche da un annetto a questa parte ci siamo aperti anche a un pubblico esterno. Sono eventi sia fisici che virtuali, e hanno tutti come tema, come fil rouge, il tema dell'innovazione, che però viene esplorato su più ambiti. Cioè, ad esempio, quest'anno abbiamo parlato molto di inclusione, abbiamo parlato di
gestione delle risorse umane, abbiamo parlato di comunicazione metaverso, quindi cerchiamo di affrontare il tema da più punti di vista. Ci sono poi eventi realizzati con i bambini, noi recentemente abbiamo portato qui dei ragazzi, dei bambini e delle bambine delle scuole elementari e con un artista torinese che si chiama Fernando Cobello abbiamo lavorato sull'intelligenza artificiale applicata all'arte. In futuro abbiamo altri format in cantiere e recentemente abbiamo inaugurato l'Innovation Experience, che è proprio un'installazione fisica dove raccontiamo il tema della connessione tra persone ed esploriamo dei verticali. In questo momento allestiti ci sono i verticali sulla smart mobility, sulla circular economy, e sono degli allestimenti fisici dove diamo dei consigli, dove facciamo vedere le nostre startup, dove raccontiamo delle storie, e l'idea è quella di tenerli in costante aggiornamento. E ultimo, ma non ultimo, abbiamo anche, andrà online a brevissimo, una virtual experience che si potrà quindi vivere attraverso il digitale, dove abbiamo ricreato il 31° piano in 3D e si potrà conoscere e fare un'esperienza di ingaggio diversa per tutte le persone che non possono fisicamente recarsi qui da noi ed apprezzare la bellissima vista che c'è dai nostri uffici, e lo potrà fare in maniera virtuale, e anche in questo caso ci sono dei contenuti dedicati, ovviamente un'esperienza diversa rispetto a quello di un semplice, tra virgolette, sito internet. La volontà in questo caso è proprio l'engagement. All'inizio di questo racconto si parlava di una realtà a prova di futuro, ma cosa serve per esserlo davvero? Saper comunicare l'innovazione con un racconto solido, personale, che mette in luce i punti di forza di un'idea, rendendola chiara e familiare, superando le resistenze. Il cambiamento, infatti, non può essere venduto come un prodotto, ma va ispirato. Questa è la prova del futuro di oggi. Vi aspettiamo alla prossima puntata qui su Intesa San Paolo On Air per scoprire insieme a noi storie di innovazione. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.